Ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale e oggi sono qui per farvi un altro aggiornamento sul calciomercato dell'Inter. Allora, iniziamo dalla trattativa più calda delle ultime ore. Allora, manca l'ufficialità per Caramo, ma è già Milano, sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Allora, penso che forse i tifosi dell'Inter si aspettavano grandi nomi dopo che abbiamo visto sfumare operazioni come Keita, come Schick, come Remor. Certo, ci si poteva aspettare qualcosa di più, però bisogna almeno per il momento accontentarci, perché poi magari se andremo in Champions ci sarà tempo per prendere questi giocatori. Sinceramente non sapevo chi, cioè sapevo solo che è un esterno del KN. Mi sono un po' informato, ho guardato qualche video su di lui, qualche partita, non mi sembra male. Spero che all'Inter faccia bene, sarà la riserva di Candreva. Spero faccia bene, è tutto da vedere, io non mi sento di dare un voto ancora a questo colpo, non mi sento ancora di dire niente, di non sbilanciarmi troppo. Io dico solo spero, perché insomma speriamo che non sia una pippa. Questo è quello che penso del nuovo acquisto dell'Inter, Yann Karamu. Per quanto riguarda João Cancelo, infortunio è un mese di stop, un mese barra un mese e mezzo, e quindi pesa l'assenza di Cancelo, anche se comunque dobbiamo comunque giocare bene, perché siamo una bella squadra comunque, D'Ambrosio è forte, quindi alla fine, cioè D'Ambrosio è forte adesso, D'Ambrosio si impegna, può giocare per un mese e mezzo, speriamo che non faccia schifo. Ecco, probabilmente Cancelo purtroppo salterà il derby, probabilmente, quindi quello mi dispiace, e qualche partita importante la salterà, però è il dio del calcio che ha voluto questa cosa. E niente, è capitato, speriamo che rientri bene, quindi buona fortuna Joao e buona guarigione. E per quanto riguarda il mercato in uscita, è tutto Murillo. Io non ho ancora capito se va via o non va via, perché è da un mese che è tutto fatto al Valencia, non ho capito se va via o non va via, perché siamo un giorno al mercato. Gabigol era tutto fatto lì per il Benfica e non è ancora andato via. Abbiamo preso Caramo e Mustafi, Mangala, per me se li prenderemo proprio nelle ultimissime ore del mercato, però bisogna prendere un centrale perché se no non va bene. Certo, alcuni tifosi dicono Van Oudensen, adesso non so come si pronunci, che è un giovane della primavera, può fare la riserva di Miranda e Skriniar, però ci si può aspettare veramente un centrale di livelli un po' più alti, davvero. Mustafi, Mangala già vanno più che bene per me, perché almeno manca la riserva, magari alternarsi con Skriniar, perché così almeno se si infortunia uno dei due non ci troviamo nella situazione che abbiamo ora, perché se si infortuniano tutti e due, mettiamo le corna, dobbiamo giocare con Van Oudensen e Ranocchia. Cosa se si infortunia Miranda, Skriniar e Van Oudensen? Se si infortunia Skriniar, Miranda e Van Oudensen, che non è che sono cose imbarazzanti, eh? Ranocchia, Van Oudensen sì, però io Van Oudensen penso che sia un buon giovane. Adesso io non lo so, sinceramente non so cosa dirvi. Io mi auguro solo che arrivi il centrale, se no, per me non basta quello che abbiamo ora, ma per me ci vuole ancora un centrale, che spero con tutto il mio cuore che arrivi. Quindi ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi. Per questo video è tutto, ciao ragazzi.